Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questo è il nostro secondo video infrasettimanale, oggi dedicato ai prossimi 60 giorni circa, ovvero da ora alla fine dell'anno, questi ultimi due mesi. Quali sono le opportunità, quali sono le energie, quali sono le possibilità che ci offrono in amore come nel lavoro, oppure in entrambi i casi, dipende dalla variante, da come appunto sarà sviluppata la variante. Poi domenica avremo l'interattivo dedicato al mese di novembre. Voglio anche ricordarti che in questo mese di novembre riparte il workshop di cartomanzia e divinazione e che c'è ancora un posto libero. Inoltre voglio ricordarti che è ripartito l'Espresso e Tarocchi, fruibile su abbonamento al canale, su tutti i livelli di abbonamento. Bene, andiamo a vedere con l'oracolo dell'Apocalisse e l'oracolo delle porte questi due mesi, quindi da ora alla fine dell'anno. C'è un'occasione oppure ci sono più occasioni? Quali energie ci sono? Che cosa si muove? Che cosa arriva? Oppure magari un periodo di preparazione a ciò che arriva dopo, vediamolo. In amore come nel lavoro. Vediamo un pochino che cosa arriva in questi due mesi di chiusura del 2023. Allora, variante numero 1, xilopalo. Variante numero 2, rubifuxite. Ti do qualche secondo, hai già visto le pietre durante la presentazione del video, comunque nell'eventualità xilopalo per la prima, rubifuxite per la seconda, e poi passo alla pietra dello xilopalo. Andiamo a vedere quindi per te che hai scelto lo xilopalo, l'agnello e la porta chiusa. Sono due carte che hanno una continuità veramente, veramente, veramente forte. La carta dell'agnello è una carta che prevede un periodo denso di sfide, però ci dice fai attenzione perché queste sfide non solo devi essere in grado di prenderle, ma devi essere anche in grado di vederle. Perché magari sono quelle sfide che possono nascere da sentieri che possono essere anche paralleli al tuo sentiero principale, oppure quelle sfide che possono nascere ma che richiedono veramente un impegno e una dedizione molto molto forti. In amore come nel lavoro non ci dicono particolari, non ci danno particolari indicazioni qua. L'unica cosa che ci dicono è che in amore, se ci fosse una apertura di un qualcosa, oppure magari se ci fosse un avvicinarsi a qualcuno o di qualcuno, in questo caso puoi essere certo o certa che i sentimenti della persona verso di te sono comunque molto positivi, perché comunque la carta dell'agnello rappresenta una persona tendenzialmente ben allineata, ecco, diciamo così, o comunque ben disposta verso il consultante. La carta della porta chiusa invece ci dice che però forse i tempi di realizzazione sono un po' più lunghi dei nostri due mesi e che quindi forse magari per avere dei frutti ben precisi in merito alla situazione lavorativa, se ci sono sfide o magari anche all'amore in generale, bisognerà aspettare un pochino di più. Tuttavia la carta della porta chiusa ci invita anche all'introspezione necessaria per trovare il modo di aprirla questa porta. Tutto dipende dalla tua volontà, sia di vederle che di crearle le occasioni. Però ci sono, ora andremo a vedere in dettaglio quali. Lo faremo con un mazzo che amo particolarmente, uno dei miei primi mazzi, il Gumperberg. Per te che hai scelto la variante dello xilopalo.
Vediamo un pochino quali e quante opportunità in amore come nel lavoro. Per questi 2 mesi che rimangono prima della chiusura dell'anno. Ragazzi, è volato quest'anno, eh? O sono io che invecchio? Più si va avanti, più volano. È più probabile la seconda. Quali sfide, quali opportunità, quali possibilità, quali energie per te che hai scelto la variante dello xilopalo da qui alla fine del 2023? Allora, energia generale, il Papa, buona carta. Lento, ovviamente, come abbiamo già detto, però buona. Rappresenta tutto ciò che è comunque il connettersi a una visione più alta e quindi anche appunto il riuscire a comprendere che per noi vi sono delle opportunità, se non addirittura a crearle in qualche caso. Può rappresentare appunto un buon partner, una buona conoscenza, qualcuno che è ben disposta verso di noi, ma può rappresentare anche un giudice che magari emette una sentenza a nostro favore, un banchiere che ci dà un mutuo che magari abbiamo chiesto, o un prestito, un qualcuno che appunto ci dà una concessione a livello burocratico, oppure nel suo significato più canonico un insegnamento di vita, costruttivo però, perché comunque il Papa rappresenta sempre chi detiene un qualche tipo di sapere, ma anche un genitore o la famiglia, però è sempre una carta abbastanza benevola, ecco. A seconda della posizione può avere anche dei risvolti non proprio edificanti, però qui stiamo parlando di energie generali, quindi comunque è una buona carta come energia generale. Amore, 2 di coppe, eccolo. 7 di bastoni, 6 di spade. Allora, non devi guardare a un 6 di spade come chiusura, come una carta troppo negativa. In realtà il 6 di spade a me peraltro piace tantissimo, perché è proprio l'allontanarsi da un momento di criticità per porsi nuove prospettive, che non vuol dire cambiare partner se ce lo hai. Certo, un 7 di bastoni non è una carta proprio positiva, anzi prevede dei momenti dove c'è un po' di maretta forse, oppure magari può prevedere dei momenti dove c'è una passione estremamente importante che si esprime appunto in quella che è una fisicità molto forte, e questo può essere molto bello, ma di contro si esprime anche in quella che può essere una possessività, una gelosia molto forti. Quindi se c'hai un partner qua, sicuramente la storia non la vedo chiudere, perché un 6 di spade io preferisco vederlo come il porsi nuovi obiettivi, nuove prospettive. Certo, per alcuni sarà anche lo strizzare l'occhio a nuove potenziali possibilità, però in generale un 6 di spade è una carta pionieristica e quindi di conseguenza prevede di portare avanti comunque una situazione, un lavoro, una relazione secondo nuovi punti di vista, appunto quelli del pioniere, di chi comunque ha una visione innovativa. Possiamo andare a chiarimento di questa carta aprendola per vedere un pochino che cosa magari può venire fuori. Se sei single, secondo me qua ci sono molte più possibilità, perché comunque un 2 di coppe può rappresentare effettivamente magari una persona che hai nel cuore. Un 7 di bastoni può essere un momento, appunto, come dicevo prima, di forte passione, ma anche di forte tensione. E comunque in questo caso un 6 di spade mi rappresenta te, che secondo me ti poni nuove prospettive. Re di denari, vedi, alla fedeltà. Allora, torniamo un po' a tirare le somme, altrimenti rischi di non capirci niente. Per quanto riguarda le coppie, qui si tratta di un momento forse non proprio bellissimo, un momento dove la passione tocca tutti e due gli estremi, e quindi di conseguenza qua c'è bisogno di rinnovarsi un po' a livello di prospettive. Sono poche le coppie che
si allontaneranno. Secondo me è più facile che con un 6 di spade scelgano di allontanarsi da un periodo di criticità per appunto ritrovare quella che è poi la qualità primaria di un re di denari, che è la fedeltà, più la fedeltà all'ideale di coppia che la fedeltà al partner. Quindi comunque ecco, un momento non facile da gestire, dove forse la gelosia può anche farla da padrone, e però comunque di base c'è sempre un 2 di coppia, una carta di armonia, di amore e una carta di papa, quindi comunque alla fine una carta che i valori della coppia comunque li promuove. Se sei single, qua c'è effettivamente l'entrata di un qualcuno. Io questo re lo posso vedere come l'entrata di un qualcuno nuovo, però non senza conflittualità verso qualcuno che già hai in testa. E quindi potrebbe essere un periodo nel quale questo 6 di spade mi va a parlare di nuove prospettive che, non essendo più in coppia, sono le tue del single. Re, che sia tu uomo o donna, comunque rappresenta un'energia nuova. Sicuramente ti porta molta più pragmaticità, potrebbe essere anche un segno di terra oppure di fuoco, il papa di solito lo si associa al sagittario. Però qui vedi che poi c'è conflittualità sul dire ok, sì, ho conosciuto sto tipo, sta tipa, però io c'ho ancora questo ideale, questa persona, questo modello di riferimento, e quest'altro mi risuona solo in parte. Quindi forse c'è un attimino di titubanza nell'aprire una nuova frequentazione con un qualcuno che si conosce, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, il 7 di bastoni, oppure i viaggi, il 6 di spade, possono essere questi. E anche il momento del brindisi, il 2 di coppe, può essere questo. Quindi un po' abbraccia la sfera o dei viaggi, però il 6 di spade sono più viaggi legati al lavoro, secondo me. Quindi più in ambiente lavorativo, oppure proprio una conoscenza che si fa in una festività, quindi intorno alle feste che ci sono, ecco. Sì, vedi, poi c'è un 7 di coppe, che è una carta di possibilità potenziale di amore, però è sempre una carta di un pensiero un po' forse labirintico, che ha paura anche di illudersi. Quindi qui c'è l'attrazione o di qualcuno verso di te o di te verso qualcuno. Comunque è una persona che è nuova o che vedi come persona nuova, quindi magari una persona che fino ad ora non avevi considerato, ma con cui c'è un avvicinamento, però c'è tutto il tuo dubbio. Quindi un po' mi vanno a confermare, sia per le coppie sia per i single, che questo è un momento dove le sfide sono tante e devi comunque sapere tu che cosa vuoi. Per quanto riguarda le relazioni complicate, secondo me anche qua c'è un aprirsi verso nuove possibilità, o comunque un cominciare a guardarsi attorno, perché io credo che qui questo 2 di coppe mi vada a significare che c'è comunque del sentimento, ma questo 7 di bastoni me lo rende un pochino più arduo, più difficile da gestire. Quindi di conseguenza ti dico, il periodo a livello affettivo emotivo mostra molta voglia di libertà, molta voglia di sdoganarsi un po' da un momento critico nel quale c'è stata appunto un'analisi anche abbastanza feroce di quelle che sono le possibilità del momento, e quindi c'è voglia un po' di superarsi, sia a livello di coppia, sia a livello di single, sia a livello di storia complicata. Però poi non si ha il coraggio di superarsi, è come se si dicesse mi sono rotta di questa situazione, mi butto, però poi esiti. Un po' questa qui mi sembra la situazione qua. Le possibilità, soprattutto se single, non ti mancano, comunque almeno una conoscenza importante o un rientro importante, che non è un ritorno, ma è il legare con qualcuno che già conosci. Secondo me non ti mancano, però è come se questo 6 di spade qua giù portasse una visione forse anche più ampia, quindi un po' come se dicessi ok, sì, ma io voglio raggiungere tot risultato. Ok, parti da quello che c'è intorno, vedi cosa puoi costruire, vedi come puoi relazionarti. No, qui vuoi andare oltre, vuoi proprio forse sdoganarti
da una forma mentale che fino ad oggi ha caratterizzato le tue relazioni. Oppure se sei in relazione vuoi proprio cambiare modo di vivere una relazione perché appunto magari può creare momenti di alti molto importanti ma anche momenti di bassi molto importanti. Diciamo che è un periodo nel quale a livello di amore le occasioni ci sono, ma è come se tu ti ponessi in attesa di tempi migliori, ecco. Lo so che questo mi costerà un dislike, però ragazzi, non può sempre andare bene, tutti i mesi un po' arriva il principe o la principessa azzurra, se no è anche vero che cioè ogni tanto bisogna anche avere periodi nei quali ci si rimette un po' in sesto e si cerca di capire. Questo lo vedo molto così questo periodo. Andiamo a vedere il lavoro e in generale le finanze, la stabilità. Con un papa non sono male come carte. La giustizia. Il bagattello, il cavallo di spade. Sul lavoro la vedo molto 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 bene, la vedo bene per quanto riguarda il lavoro, la vedo ancora meglio per quanto riguarda tutto ciò che può essere il redigere, lo scrivere, il firmare contratti, compravendite, concessioni, mutui, prestiti, eccetera. La vedo molto meglio anche per chi apre un'attività, per chi ha deciso di aprire un'attività, e addirittura ti dico che la vedo anche molto bene per quanto riguarda i rinnovi lavorativi. È vero che il rinnovo forse a gennaio potrebbe non esserci con un cavallo di spade, però è anche vero che c'è prima un bagattello, quindi c'è un qualcuno che forse il rinnovo, che ci sia o meno, se ne sbatte perché magari ha trovato già altre situazioni. Sicuramente qui che tu lavori in solitudine, che tu lavori in gruppo, quindi all'interno di un'azienda, o che tu stia cercando lavoro, c'è comunque un bagattello, un'opportunità importante per crescere professionalmente o per accrescere quelle che sono le tue risorse. Però poi c'è un cavallo di spade, qui bisogna fare attenzione. Il cavallo di spade è una buona carta, rappresenta soprattutto se hai contratti da fare, tirocini da fare, tutto ciò che riguarda l'entrare in un sistema lavorativo oppure appunto vittorie legali, tutto ciò che riguarda comunque la burocrazia è molto positivo. Per quanto riguarda invece il lavoro già avviato, può rappresentare magari la voglia di prediligere un nuovo tipo di percorso che si presenta o che comunque ti si affaccia alla mente, che magari appunto ti allontani da un equilibrio che al momento hai, quindi in sostanza un cambio di lavoro. Per alcuni effettivamente potrebbe esserci l'attendere il nuovo anno per iniziare a lavorare concretamente su un proprio progetto personale o per aprire una situazione lavorativa personale, ecco, o anche una situazione lavorativa nuova. Quindi le novità importanti le vedo più sul lavoro che sull'amore in questa prima variante, o per quanto riguarda anche le compravendite. Però voglio andare ad aprire sto cavallo di spade perché, è un po' particolare, sai? Ah, ok, perfetto, sì, è proprio una situazione completamente nuova che magari all'inizio ti parte anche come opzione di scarto o come situazione minore che non consideri o come situazione parallela, che però vedi ha un potenziale di un asso di bastoni, quindi le carte sono positive. Direi che qui inizi a volgere lo sguardo verso un rinnovamento lavorativo completo, anche se tu mantenessi il posto di lavoro, è proprio un modo nuovo di gestire il lavoro che poi però vedi da frutto. Per qualcuno c'è proprio una proposta o più proposte che arrivano magari dopo un incontro, quindi dopo un colloquio, quindi dopo l'attesa, e anche qui forse si predilige
poi quella verso cui non eravamo inizialmente orientati. Perché? Perché il cavallo di spade è comunque un difensore dei deboli, quindi è comunque colui che prende in considerazione le opzioni minori per dar loro possibilità e farle crescere. Secondo me qui c'è un po' la voglia di rinnovarsi completamente, non solo in amore, dove però c'è magari un periodo di incertezza, ma sul lavoro c'è proprio una concreta voglia di rinnovarsi, con anche una situazione che a livello di potenziale ne ha veramente tanto. Per qualcuno è proprio un progetto tuo, per altri è il colloquio, la proposta, l'altra proposta, la scelta di prendere la seconda proposta, per altri ancora è l'armonia, il momento, il lavoro che si ha con un possibile beneficio, rinnovamento, step di miglioramento. Però anche qui secondo me c'è un po' la scelta di dire sì, ok, mi hanno proposto per dire di fare il responsabile, il capo reparto, oppure magari mi hanno proposto più ore, ce la faccio a gestirmi? Sì, ce la fai, però secondo me qui deve essere ritrattata la cosa, cioè deve essere un attimino rivista. Comunque ecco, sul lavoro ci sono grandi possibilità di crescita e di miglioramento, molto buone. Per qualcuno potrebbe essere con un cavallo anche un trasferimento, non ce lo vedo poco, però trabutto lì. Quindi in generale il periodo è ottimo per il lavoro, per le nuove possibilità, per il denaro anche secondo me con un asso di bastoni, ma un po' meno buono per l'amore, dove l'incertezza la fa un po' da padrone. Ti ripeto, è un periodo nel quale forse non scegli tanto o aspetti che si sia all'inizio dell'anno prossimo, soprattutto in amore, ma anche nel lavoro vedi che poi c'è un po' da ultimo questo scegliere. Per qualcuno può essere anche un rinnovo contrattuale che viene rifiutato a favore di una nuova possibilità. Però ti ripeto, la vedo molto più bella sul lavoro. E non ti preoccupare che comunque anche sull'amore le possibilità le hai, però bisogna sull'amore forse attendere l'inizio del nuovo anno. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ruby Fuxite, vediamo un po' per te che hai scelto la variante della Ruby Fuxite. L'albero della vita, la porta del cielo, sono due carte molto 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 belle. Una fase positiva molto ricca in campo sia sentimentale sia in campo lavorativo è alle porte. L'albero della vita è una carta che appunto porta beneficio, porta frutto fondamentalmente. Certo, magari è un frutto che comunque dobbiamo lasciar maturare, oppure magari una volta spiccato dobbiamo scegliere come consumare. Quindi le possibilità qui possono essere anche più di una, sia in amore che nel lavoro. In alcuni casi, ci dice la carta, il frutto di quello che può essere il nostro impegno per la ricerca di un lavoro, per il miglioramento del lavoro, per cosa ti pare, insomma, può essere improvviso, come la conoscenza di una persona improvvisa, come un'occasione di lavoro che ci si rivela improvvisamente. E su questo si collega appunto alla carta della porta del cielo, un qualcosa che ci si apre davanti, un qualcosa che ci si prospetta anche come possibilità ulteriore che comunque verte in positivo. Direi che sono due carte che dipingono un periodo abbastanza stabile, ricco di possibilità. Andiamo a vedere se queste possibilità saranno più in amore o più nel lavoro oppure in generale. Per te che hai scelto la variante della Ruby Fuxite, quale possibilità in questi due mesi e in che ramo, oppure se in tutte e due, quali possibilità in generale, in amore o nel lavoro, per te che hai scelto la variante della Ruby Fuxite. Beh, la stella, caspita, direi che sono buonissime. Partiamo dall'amore. Il mondo, il 5 di spade, il bagattello. Beh, qui sono chiarissime,
se sei single si chiude un periodo molto turbolento, un 5 di spade è una carta molto forte, anche forse di rimpianti, e inizia una nuova fase. Ora, sono un po' indeciso a dirti la verità, 21-1, qui abbiamo proprio la chiusura del cammino del tarocco e la riapertura. Sono un po' indeciso se questo 21-1 rappresenta la ripresa di contatti con qualcuno oppure rappresenta una persona nuova. Tecnicamente il bagattello rappresenterebbe una persona nuova, però c'è questo 5 di spade, andrei ad aprirlo subito per vedere se è, non dico un ritorno, ma potrebbe anche essere un riprendere i contatti con qualcuno con cui magari non c'è stata chiusura, ma magari c'è stato semplicemente un perdersi, un calare dell'interesse, perché la sensazione, questo 5 di spade, comunque il rinnovamento c'è, anche se fosse una nuova persona. Andiamo a vedere se è una nuova persona o no questo bagattello. No, è una persona della memoria, quindi c'è il riaprire una situazione con qualcuno, oppure l'aprire una situazione con qualcuno con cui magari le possibilità c'erano, ma non sono poi andate avanti. 5 di spade è una carta di chiusura, di proprio taglio netto anche per certi versi. Però secondo me qua non c'è litigio, quindi se stai pensando all'ex problematico, problematica, qua non c'è. Ammettiamo invece di fare questa lettura per le coppie, anche qua ci potrebbe essere un momento di frattura e anche qui potrebbe essere dovuto magari ad un qualcuno che dal passato di uno dei due della coppia si infila un attimino, tenta di infilarsi un attimino. Certamente per le coppie è più difficile da gestire questa cosa, perché questo 5 di spade con questa papessa parlano forse di un periodo nel quale si sente pressante appunto il bisogno di rinnovamento, oppure c'è proprio l'infiltrarsi di un qualcuno che mina la stabilità della coppia. Anche per le relazioni complicate o i triangoli, purtroppo la situazione non sembra essere, forse a loro va un po' meglio, c'è un perdersi per poi ritrovarsi, quindi magari c'è un momento di frattura molto forte per poi, appunto, che poi è la stessa dinamica del quasi ritorno che vivono i single, però la differenza è che se già ti frequenti, purtroppo c'è un periodo un po' di stasi, di fermo, di rottura, se non addirittura di litigio. Un 5 di spade è una carta molto forte. Tuttavia, alla fine, vedi, c'è un bagattello, quindi c'è una rinascita. Bisogna sempre fare attenzione un po' al bagattello, perché può rappresentare magari una persona che può anche peccare di ambiguità, avere più porte aperte, o magari è una carta che ci sta dicendo che quello che si riaprirà con cautela, anche non alla luce del sole, una papessa, una carta di segreto. Oppure magari, appunto, se c'è il ritorno di un qualcuno, eviterà di dirci che la sua storia è ancora aperta. Quindi qui forse l'opportunità di rinnovarsi c'è, alla luce di una situazione che comunque non c'è del tutto sconosciuta e che ci invita ad essere un po' accorti. Quindi non va malissimo in amore ai singoli, ai triangoli, va un po' peggio alle coppie, perché comunque si tratta sempre di un qualcosa che si tende ad occultare dall'altra parte, dalla parte del partner, e quindi di conseguenza questo canovaccio qua per i singoli e per i triangoli, diciamo, ci si adagia abbastanza. Per le coppie, purtroppo, sto 5 di spade non sarà per tutti, ma va a parlare di un raffreddamento molto importante. Una papessa può essere anche la carta dello scegliere magari di chiudere una relazione per aprirsi anche nuove possibilità. Quindi in amore le novità sono molto forti e soprattutto, appunto, rappresentano un cambio di direzione molto importante per quanto riguarda in generale ciò che proviamo, sia per il o la partner attuale, sia per un eventuale riaffacciarsi di qualcuno. Vediamo un pochino invece sul lavoro, lavoro e soldi.
Asso di spade. 7 di spade. 7 di coppe. Allora, anche qua sei invitato o invitata a tenere botta, a tenere duro. Il 7 di coppe non è una carta brutta per il lavoro, perché comunque rappresenta sempre un lavoro che ci appaga o che comunque è in sintonia con quelle che sono le nostre aspettative, o magari rappresenta quel tipo di lavoro che in questo momento comunque, a conti fatti, ci dà la possibilità di poter comunque andare avanti con la sicurezza che ci sarà un miglioramento. Forse è un momento nel quale devi tenere duro. Il 7 di spade può essere anche un momento conflittuale con i colleghi, con i clienti, un momento di stanchezza, un momento nel quale magari non hai molta lucidità per metterti in gioco. Quindi il 7 di coppe ti dice: ok, hai dei desideri, hai delle aspettative, hai delle possibilità anche, però forse questo è il momento di tenere alta la volontà e quindi anche di fare attenzione a quello che comunichi, perché è molto importante questa cosa del comunicare. Mi esce con un 7, che di solito è proprio la carta del parlare dietro, del parlare in modo conflittuale, e un asso di spade, che è la carta del parlare alle persone anche. Quindi, soprattutto se fai un lavoro come il mio, dove parli alle persone, devi fare un po' attenzione. Certo, magari può essere soltanto un periodo nel quale la tua tempra viene messa a dura prova. Anche se non hai lavoro, questo parlare significa fare dei colloqui, comunque avere delle possibili opportunità. Il 7 di coppe è una carta, ti ripeto, che forse in questo caso pecca un po' di ambiguità. Sei invitato o invitata a tenere duro, soprattutto nei confronti anche di un 7 di spade, che può rappresentare anche improvvise decisioni o magari improvvise anche spese da fare, insomma qualcosa che ancora magari non ti sia rivelato, che può minare anche la tua voglia di metterti in gioco. Quindi è un periodo nel quale la sfida è molto grossa e soprattutto fai attenzione agli inganni sul posto di lavoro, perché questa carta di 7 di spade può rappresentarmi proprio, come ti dicevo prima, il parlare, quindi anche inganni, sotterfugi, eccetera. 2-7 fra l'altro di seguito sono un po' carte di fluttuazione. Allora, sì, devi fare attenzione, perché effettivamente qua sul lavoro ci può essere un momento nel quale vuoi per la tua stanchezza, vuoi per la comunicazione che hai con gli altri, vuoi se stai cercando lavoro per la comunicazione che hai avuto, ci può essere un momento nel quale le energie un pochino ti lavorano contro, quindi magari persone poco disposte ad intessere un dialogo o magari decisamente settate sui loro parametri e quindi insensibili a quelle che sono le tue istanze, oppure un'eccessiva stanchezza, per qualcuno addirittura la voglia di chiudere un'esperienza lavorativa, non sarà per tutti, per altri addirittura può essere una situazione che arriva, ci prospetta buone prospettive, ma che poi in realtà nel giro di poco tempo si rivela non aderente alle nostre aspettative. Insomma, tieni duro, ci dicono, perché poi alla fine è una regina di denari, che comunque è una bella carta per quanto riguarda il lavoro. Ovviamente la cosa in questo caso viene ribaltata se il tuo lavoro consiste nel parlare, un venditore, un rappresentante, una persona che deve comunque vendere un prodotto, uno youtuber come sono io, una persona che comunque usa la parola in maniera preponderante, in questo caso ha la possibilità, con questo peso della parola,
di porsi anche nuove prospettive aderenti a quelli che sono i suoi desideri e di arrivare anche comunque a superare un momento dove in questo caso potrebbe essere un po' la demotivazione o la stanchezza. Però in generale è un periodo nel quale le possibilità restano molto al piano teorico, con tutte queste spade di mente, di pensiero, di analisi anche, e nonostante il tuo grande impegno, forse il miglioramento parte da anno nuovo. Ecco, qui è proprio l'opposto della prima variante. Lì il miglioramento c'era in amore, c'era nel lavoro, scusami, e in amore non era proprio. Qui invece c'è più in amore, ma nel lavoro per ora ti dice tieni duro, perché comunque un pochino ancora devi aspettare. Però questa è una carta di desiderio. È vero che poi il 7 di coppe dipende molto dalla moralità del commentatore, perché ci sono alcuni commentatori che ti dicono i sogni, i desideri, ci sono altri che invece sono un po' più, magari, diciamo, hanno una visione un po' più cupa della vita, ti dicono l'illusione, quindi qua dipende molto. È una carta che comunque predilige ciò che noi troviamo bello, e le nostre ambizioni, quindi ti dice vai avanti, tieni duro, nonostante i conflitti del momento, anche magari dovuti con le persone sul lavoro, se non addirittura per qualcuno con se stesso, se stessa, qui ce la farò a portare avanti, ce la farò, nonostante probabilmente anche improvvise spese o improvvisi dispendi energetici molto forti che sembrano non portarti a nulla, sia che tu abbia lavoro, sia che tu abbia la ricerca del lavoro, vai avanti, tieni duro, perché comunque per te poi c'è un momento di svolta importante intorno alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno nuovo. Alla fine la stella è una carta di speranza, e qua alla fine ti dicevano che comunque il periodo è ricco di potenzialità e ricco di possibilità. Quindi, però ecco, sul lavoro magari te le devi sudare un pochino di più. Però ci sono, perché anche se tu cresci, cerchi lavoro, scusami, qua comunque c'è il prendere contatti con una realtà. È vero, un 7 di spade non è sempre facile da gestire, però un 6 ti pone nuove prospettive alla luce di ciò che tu comunque consideri appagante per te, o a livello di resa economica o a livello di lavoro. Quindi dai, tieni duro, un periodo forse un po' più difficile a livello lavorativo, però non per questo destinato a non condurti da nessuna parte, probabilmente ti darà anche tanto nel tempo. Ti ringrazio per aver visto questa variante, con questo si chiude questo interattivo. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo venerdì.